tanta passione, fatta soprattutto da chi sta lavorando. I ragazzi sono stati splendidi, i tecnici altrettanto. Io sono molto fiducioso, anche perché penso che questa federazione sta facendo il proprio dovere, facendo gli investimenti giusti. Alla fine i risultati non vengono mai per caso, vengono con il lavoro comune di tutti, con il lavoro comune dei club, di tutti quanti, della federazione. Però l'importante è avere tutti quanti lo stesso obiettivo, che è quello di raggiungere quanto più mete possibili. Mi piace questa cosa che dice sempre Fede Giorgio, che poi insomma ci ha scritto pure un libro. Noi Italia rappresenta, proprio al di là adesso della squadra maschile, il momento della nostra nazionale. Ma sicuramente sì, è un momento in cui ci sentiamo e abbiamo tutti quanti attorno. Io sinceramente sento tanto calore, proprio davvero tanta importanza da parte dei media, da parte di tutto il mondo dello sport. Ricevo tutti i giorni complimenti, ma al di là di quello che può venire dall'esterno, io vedo un ambiente abbastanza unito, molto importante per noi, per poter continuare ad avere questi risultati. È difficile confermarsi, penso questa è la cosa più difficile, penso, per un gruppo così giovane, anche perché adesso ci conoscono. Secondo te quale sarà l'arma importante per questa nazionale? Beh, intanto diciamo che un risultato come quello che abbiamo avuto 15 giorni fa a Bologna, se torniamo indietro di un anno, sarebbe stato un grandissimo successo. Però è logico che noi dobbiamo pensare sempre a migliorare. Questo è un gruppo giovanissimo, però sono giocatori che giocano nella nostra Superlega, e sappiamo che il nostro campionato è importantissimo, soprattutto per quanto riguarda la formazione dei nostri giovani. L'ultima cosa te la chiedo, Presidente, sul il Mondiale è un primo atto importantissimo per noi, ma quest'altro anno la federazione organizzerà due europei, sostanzialmente gli europei maschili e femminili in Italia. Penso che è il massimo. 9 città italiane, porteremo la pallavolo che conta dappertutto. Io spero di far passare questo messaggio, che è quello di far arrivare quanto più gente nelle palestre, negli impianti. Soprattutto lo vogliamo vivere come un momento non di arrivo, ma di crescita per tutto il futuro della nostra pallavolo. Grazie Presidente, grazie. Io faccio in bocca al lupo veramente a questa Italia, a voi per il vostro lavoro, insomma tanto avremo modo di vederci. Grazie mille, grazie di essere stato con noi. Seguiamo la nazionale. Oh, presto. Eccoci qua con ricordiamo il set, il primo set è stato vinto dagli Stati Uniti con lui, grazie. Il set è stato vinto dagli Stati Uniti, il primo. L'Italia adesso dovrà rispondere, ma ricordiamolo, lo vogliamo ricordare, caro Andrea, al di là di quello che sarà il risultato, nel senso che se dovesse mai finire 3-0 questa partita, si andrà avanti fino al quinto set, perché sia l'Italia, c'è proprio un accordo tra Italia, Giappone e Stati Uniti, hanno bisogno insomma di giocare il più possibile, trovare soluzioni possibili, quindi far giocare tutti, dare... Al di là c'è un risultato, perché c'è un torneo, tutti gli effetti un torneo esiste, è un torneo premondiale ed è importante sottolinearlo. Poi c'è stato un accordo stipulato dai tecnici in maniera tale da utilizzare anche il turnover per creare anche un percorso o di carico o di allenamento per chi magari ha giocato meno. Meno male che ora che Yuri si è fermato, perché è arrivato a contrastare le piedi di De Falco, meno male che non è successo nulla. Attenzione a Gendrick, Botto di salto float, andrà sulla via Balaso? Se vediamo subito invece su Daniele Lavia, Giannelli lo serve, Daniele Lavia attacca forte, forse c'è stato il tocco, invece no, non viene consegnato tocco, il tocco c'è stato, ringraziano infatti gli azzurri degli Stati Uniti. All'inizio ci provi sempre a cercare di negare l'evidenza, ma poi prima ovviamente della richiesta del Vitosek, il free play ti porta ovviamente ad alzare la manina, quindi tocco di Matt Anderson e punto per gli azzurri. 5-2 per 4-3 per gli Stati Uniti in questo secondo set. Vediamo un po' se la palla è andata, il muro se ne va fuori, un punto ancora per gli Stati Uniti, che adesso toccano quota 5-2 di vantaggio. Stati Uniti comunque, lo ricordiamo, tra le squadre più forti, sicuramente tra le candidate a fare molto bene al mondiale, ci siamo anche noi, però insomma ricordiamo che il mondiale è veramente la manifestazione insieme ai giochi olimpici, dove tu ti trovi di fronte tantissimi ostacoli e tante squadre
veramente di grandissimo livello, bisogna arrivare in una condizione perfetta. Assolutamente, condizione perfetta invece su questa traiettoria, ottima la scelta di tempo, l'ingresso e l'anticipo del braccio con un angolo imprendibile per un muratore esperto come Smith. Daniela Via, la via la trova giusta ed è un ottimo pallone. Basso però. Salutiamo anche Osmani Mantorena, insomma, che ha fatto parte della nostra nazionale per tanto tempo, ci sta guardando adesso su, su Rai Sport. L'attaccamento comunque della maglia azzurra è veramente... Chi prova la nazionale non la dimentica più, eh? Assolutamente sì, anche perché la nazionale italiana di pallavolo è un trampolino per andare a monetizzare poi nei club e a livello internazionale. La nazionale italiana di pallavolo riesce ovviamente a spingere. Le grandi, però ricordiamoci che è la maglia, ovviamente, che è un veicolo. Bologna, Giannelli con una mano, il tocco da parte di Lavia non passa, ci prova Tori De Falco. Bravo. Un giocatore che è cresciuto veramente tantissimo, sta in una forma strepitosa e infatti confermato il Bologna. Un opposto con Tori De Falco, poi che a Bologna l'abbiamo visto proprio nell'ultimo set, gli ultimi due set, giocare da opposto puro, ricevitore, apre proprio al modello che giustamente ricordavamo nel primo set, nella quale la ricezione anche dell'opposto può essere un'arma in più da utilizzare. E Tori De Falco riceve. Ma io, sì sì, io... Henderson difende, riceve bene. Invece noi qui adesso vediamo Simone Giannelli che organizza un ottimo... E il Coraio di Romanò che sta giocando comunque una... È un'Italia che mi sembra molto molto viva, voglio dire, molto viva, 7-5, un po' di riposo ha fatto bene a tutti perché lo ricordiamo, insomma... È stato bravo Fefè. Fefè è stato bravo a gestire, si era lasciati un po' tranquilli per recuperare, l'abbiamo visto, diciamo, anche la VNL dove abbiamo comunque raggiunto un quarto posto in Italia, importantissimo in tutti i casi, però insomma l'abbiamo visti anche molto affaticati, non c'era la brillantezza di quell'Italia vista chiaramente all'Europeo, anche se dobbiamo dire abbiamo trovato una Francia, era un livello diverso, un livello molto alto, soprattutto perché rispetto ovviamente al girone di qualificazione era una Final Eight, e quando c'è una Final Eight sono certe formazioni che fanno lo scatto di qualità, gli americani sono proprio questi. Smith non riesce a difendere, Smith è messo malissimo, difende malissimo e trova il sesto punto l'Italia che rimane sotto 8-6 in questo match. Ricordiamo che in campo non c'è Alessandro Micheletto, è tutto a posto, non ci sono infortuni, non c'è niente, solo qualche problemino intestinale, non sta benissimo, quindi sta qui assolutamente nel palazzetto, però insomma viene tenuto un po' come dire, riguardato, no? Perché insomma è un giocatore talmente importante. L'attacco da parte di Yuri Menor non passa, la difesa da parte di Matt Henderson, tentano il salvataggio, Shoji non ci arriva, anzi ci arriva in ritardo, arriva il settimo punto per la nostra nazionale, 8-7 in questa sfida di Cuneo. Cuneo sta aspettando la nazionale, ricordiamo l'ultima volta nel 2013, quella nazionale però perse due partite, fu organizzato un torneo contro la Francia, e però insomma questo è un palazzetto dove la pallavolo ha respirato veramente momenti di grandissimi con Cuneo, e lo sa perfettamente Ferdinando De Giorgio. Ancora il recupero con Christensen, Tutia prova a piazzare il pallone molto profondo, la difesa da parte di Simone Giannelli con Russo in baghe, l'attacco, il mani fuori, Shoji salva un grandissimo pallone, Magia Christensen, e poi ci pensa Gianluca Galassi. Magia Christensen, una leggerezza dopo una grandissima azione di difesa da parte di Shoji, alla fine mette un bagger dall'altra parte della rete, l'attenzione è stata massima da parte di Galassi che non vede l'ora di mettere quelle 10 dita su quel pallone e portarsi a casa il punto del pareggio. Yuri, muro di contenimento, pazzesca difesa di Shoji e poi finalizzazione di Galassi, in banca questo punticino. E siamo sull'otto pari, in questo secondo set il primo è andato agli Stati Uniti, la risposta con Christensen in bagger, l'attacco di Mudutia sul muro, il muro c'è però dell'Italia, ancora Christensen, ancora Mudutia, l'attacco... E questi sono palloni, Maurizio, che non dobbiamo assolutamente lasciarti scappare. Un'imprecisione e bagger da parte di Gendrix,
dà la possibilità ovviamente di non vedere Yuri Romarov spostarsi, ma anche Galassi, che normalmente accetterle molto esperto su questi palloni, farsi ovviamente perforare da questo pallone spinto di Mogutu Tia, molto abile. Christensen si allunga a Mattia Bottolo, l'attacco di Yuri Romanò troppo morbido con la palla, meno male che se ne va fuori, anche se chiamo la palla dentro, io l'ho vista sinceramente più dentro che fuori. E... allora, Braico, primo arbitro, ora fa il segno di da qua, Noi abbiamo la regia che ci propone questo pallone spinto, la palla sembra molto dentro. Vediamo un po' da questo angolo, è difficile da valutare dalla netcam, ci sarà il... aspettiamo, check, tecnologia italiana, sì, fortunatamente, sì. Meno male che c'è. Guarda un po'. Sulla, bene, molto dentro, più dentro che fuori. Stefano Brozio che ce l'aveva fatta rivedere con tutte le varie possibilità. Il nostro regista, il 9-8, Stati Uniti, 10-8, Stati Uniti, doppio vantaggio in questo primo test match. Ricordiamo il secondo sabato contro la formazione del Giappone. L'attacco da parte di Mattia Bottolo. Un po' in ritardo sicuramente fisicamente Matt Anderson, un po' in ritardo anche a Moro, le mani non si chiudono, questo pallone leggermente basso però è veloce, dà la possibilità a Daniela Via di anticipare le mani di Anderson, buon punto per noi. Ma no, Mancino tira forte su Shoji, deve rincorrere fuori dal campo Christensen, sciuzzare questo pallone per Matt Anderson, attacco, non passa, Moro stretto, non si muove, rimane fermo e Matt Anderson non passa. Tira dritto per dritto sul centrale e sono dolori, anche perché le mani di Galassi questa volta hanno la possibilità di avere il tempo giusto per poter scegliere e mettere l'angolo giusto. Salta poco ma mette bene le mani, attacca basso e si prende una monata in faccia, buon per noi. 10 pari, teniamo, andiamo ragazzi ora. Wow! E tira! Wow! Ce lo ricorderemo all'europeo, insomma queste cose le aveva fatte già vedere, però questa volta ancora pericolosissimo, bravo Yuri. Ed erano in quattro a ricevere in linea. Beh, insomma, parlando dei nostri opposti, ci ricordi c'era stata tutta la problematica del fatto che hanno giocato poco nel loro ex club. Quest'anno Yuri Romanò giocherà a Piacenza, mentre Giulio Pinali a Siena. Siena che è tornata tra l'altro in Superlega, ha fatto un'altra bella squadra. Siena e Giulio Pinali avrà l'opportunità di trovarsi un posto insomma fisso, più che altro per giocare tanto, ed è importante per i nostri, soprattutto perché sono i nostri opposti della nazionale. È importantissimo ritrovare spazio e gioco. Abbiamo ritrovato anche la scelta ovviamente di prendere Mosca, Leandro Mosca, che viene utilizzato molto all'interno della squadra, andando e entrando e uscendo, essendo un under. Sarà importante anche per lui ovviamente trovare continuità al percorso di Russo, grazie alla Steve di Perugia. Ha dato la possibilità di consolidare in azzurro questo centrale che si sta tenendo nel posto 3 con il suo equilibrio, con il suo modo, con la sua crescita che è costante nel tempo. Andiamo Yuri di nuovo lì. Yuri Romanò questa volta incrocia su Matt Anderson, Christensen lo serve, Matt Anderson attacca forte, Mattia Bottolo con Piccinelli, l'opportunità per i nostri liberi, ancora un attacco con Christensen, si allunga, una grande difesa. Torri De Falco, il tocco di Mututia, ancora il muro dell'Italia, scambio molto lungo, Mututia palla molto bassa, la riesce ad aggiustare ma salva Romanò, Mattia Bottolo, il diagonale, ancora Shoji, ancora un salvataggio, Stati Uniti che recuperano praticamente tutto, ma sta facendo la stessa cosa l'Italia, Piccinelli, Giannelli, primo tempo di Galassi, la palla è molto bassa, non riesce a risolvere De Falco, l'attacco di Mututia e va giù, peccato perché alla fine la caparbietà, la costanza da parte degli Stati Uniti permettono di rubare questo punto, di prendere questo punto all'Italia, anche se l'Italia insomma l'ha provato un po' tutta, però sì, scambio lungo molto importante per la tenuta ovviamente dei ragazzi di Ferdinando De Giorgi, un piccolo imprecisione sulla chiamata su questo primo tempo di contrattacco, Galassi va a una doppia C, Giannelli invece non riesce a vederlo, alla fine costruisce poi un buon contrattacco con l'ingresso delle mani non a tempo. Tutia sbaglia però questo servizio, il 12° punto per l'Italia che torna avanti in questo set. Vi avevamo ricordato, questo lo diciamo per i telespettatori, a prescindere dal risultato, se dovesse finire 3-7-0 per, in questo caso può finire 3-7-0 solo per gli Stati Uniti perché l'Italia al primo set l'ha perso, però se andrà avanti fino al quinto set comunque, perché hanno bisogno di giocare le squadre. Bravo Shoji, Christensen al centro del campo, palla però sbagliata, Torre De Falco la recupera, ma abbiamo qualche problemino da mettere a posto. Questo è un regalone di casa Giannelli,
Su questa palla pessima alzata da Michael Christensen, un po' impreciso in questa serata, non riesce a mettere bene le mani su quel pallone. Sarà lì del Christensen, ma soprattutto Torre De Falco è assolutamente molto astuto a giocare sulle mani imprecisi. Giannelli Hendrix serve molto bene il battuta insidiosissima da parte di Hendrix. Ve l'avevo detto perché Maurizio è un ottimo giocatore, sta crescendo tanto anche il nome centrale. Poto non riesce ad anticipare, vedete il peso del corpo è tutto quanto sui talloni alla fine. Magher che non riesce ad anticipare la traiettoria flottabile è alla sua destra. Bene, abbiamo l'Italia con Giannelli, palla alta, attacco da parte di Yuri Romano, il attacco è molto stretto, non riesce nel recupero proprio Matt Anderson. Attacca molto basso, però rischia. Dipende la murata, è andata bene, soprattutto perché in questa sbracciata De Falco non riesce assolutamente ad entrare con le mani, perché è potentissimo l'attacco degli azzurri. Mano, filone, è out ed è per noi punto. Nuovo con Gututia, Christensen con una mano, l'attacco di Matt Anderson, una grande azione da parte degli Stati Uniti, altissima, Stati Uniti che tornano avanti. Cinque dita candelabro vanno lì a lavorare questo pallone, meravigliosa azione da parte di Michael Christensen che ipnotizza Daniele Lavia. Vediamo Anderson, forte, un altro grande servizio, recupera Yuri Romano. Simone Giannelli rimette la palla di là, l'opportunità adesso per gli Stati Uniti. Christensen, la finta Mudutia, il muro da parte di Roberto Russo. Matt Anderson ancora per Torre De Falco, la palla in rete che non va, il punto goal per l'Italia. Ha giocato una palla stranissima la De Falco, ha cercato un cut shot con il muro a tre, ma il taglio è stato troppo corto. Grande azione poi ovviamente qui di Yuri Romano, riesce a contenere, un attacco molto basso di Pipe, ci porta in casa il punto. Comunque Piccinelli c'era, sta gattonando verso quel pallone. Ricordiamo tre liberi, Leo Scanferla, giovane anche Piccinelli, e insieme a Fabio Palaso, titolare della nazionale di Ferdinando De Giorgi. Christensen, che grande palla per Matt Anderson, mamma mia, questa d'applauso. Questa è una bella palla, è un capovolgimento di fronte con una palla velocissima che Matt Anderson riesce ad artigliare, creando problemi di posizionamento nello scorrimento a muro da parte di Daniele Lavia, che scorre, arriva e non riesce a mettere bene quelle mani grazie alla velocità ad uscita di quel pallone dalla mano di Matt Anderson. Vediamo De Falco, molto forte ma molto out, punto numero 15 della nostra nazionale. Il diciamo che anche il primo set alla fine l'Italia ha giocato punto a punto contro gli Stati Uniti, qualche piccola sbavatura che poi ha fatto sì che gli Stati Uniti si prendessero il primo parziale. Ancora l'Italia con Daniele Lavia forte su Shoji, Christensen, primo tempo di Harry Smith, ancora Stati Uniti 16-15. Federazione, comunque Fede Giorgio ha scelto chiaramente test molto impegnativi, cioè, nazionali soprattutto poi non solo gli Stati Uniti ma anche il Giappone, dal gioco velocissimo, una squadra sicuramente emergente, quinta, ricordiamo la WNL, e due giochi completamente differenti proprio per trovare soluzioni diverse e far ruotare anche la nostra nazionale. Vediamo, Stefano Blozzi ci ripropone questa giocata da parte di Roberto Russo, il nostro centrale di 26 anni. Loro è i giochi del Mediterraneo 2018 con la sera a Perugia, ancora anche nella prossima stagione, anche insomma a Perugia ha passato veramente tanti problemi fisici. Sarà un campionato di Superlega di nuovo su Rai Sport di primo livello, con tanti appuntamenti come chiaramente la Coppa Italia e la Supercoppa, squadre ancora di livello altissimo, e il campionato rimane il campionato più forte del mondo. La Lube si presenta chiaramente da squadra campione d'Italia, ma insomma si sono rinforzate tantissime squadre. Sarà ancora un bel vedere, e noi come sempre il sabato e la domenica andremo in diretta con la nuova
stagione che partirà a inizio d'ottobre, cioè dopo il mondiale, con un piccolo stop di riposo per tutti. L'attacco da parte di Rubano addosso a Christensen, palla che su Mututia, l'attacco da parte di Matt Henderson. Mamma mia, 18-17. Bisogna stare attenti perché Matt è un giocatore che cresce durante ovviamente la partita, necessita anche a lui allenamento, anche se questo è un torneo molto importante, che è un premondiale, lo ripetiamo. Sì. La Federazione Italiana Pallavolo ha fatto uno sforzo economico per invitare queste due formazioni, Giappone e Stati Uniti, che sono perfette perché i giapponesi si daranno un ritmo forsennato di difese e contrattacchi. Gli Stati Uniti invece, dopo una bellissima prestazione alla World League, la nuova World League, si stanno impegnando, come potete vedere dal risultato. Certo, non c'è Micheletto, ma non è una scusa. No, non c'entra nulla. Russell, è anche giusto cercare, non di mescolare le carte, ma di utilizzare anche questo torneo per far assaggiare bene il campo a tutti i giocatori, in vista poi della partenza per questo mondiale che seguiremo insieme appassionatamente. Tante partite, più di 24 partite vedranno le sport delle due. Cari amici telespettatori, scorpacciata di volley. Eh sì, è la serata della nostra nazionale, ricordiamo, a pochi giorni dal mondiale. L'Italia lo sta aspettando, è un'Italia che ha realmente le sue possibilità, un'Italia importante, un'Italia che ha vinto il titolo europeo, un'Italia riformata, nuova, il nuovo ciclo di Fernando De Giorgi, che è appena arrivato, dopo un mese ha vinto l'europeo. E non è solo questione di fortuna o di incastri che sono andati, è una squadra che finalmente ha tirato fuori tanti giovani, quei giovani che abbiamo sempre parlato, no? Con i piedi, doppio palleggio di Galassi, però la palla ormai era andata. 20-17, attenzione perché gli Stati Uniti allungano in questo secondo set, ricordiamo che sono avanti. Sì, non riusciamo ad essere molto attivi, anche Simone Giannelli qui ci mette del suo con una palla molto bassa su Mattia Bottolo, ma la differenza è proprio nel gioco di squadra. Abbiamo latitato proprio a Bologna, non siamo riusciti a gestire bene la fase di ricezione, ma soprattutto di difesa, di contrattacco, con difficoltà anche nella parte dell'attacco dei 9 metri. Ora dobbiamo ritrovare punti di riferimento, soprattutto con queste due squadre li dovremmo ritrovare per forza. Utia, Simone Giannelli, palla altissima per Yuri Romanò. Gran palla. Il pallone però se ne va fuori. Schiamo un check, il Fernando De Giorgi. Una palla perfetta, la visitrice dell'angolo, se la ride con il primo arbitro, appunto, lo scudo Andrea, il video check Marco Viale. E De Giorgi intanto ne approfitta per fare due chiacchiere con i ragazzi, con Piscinelli in campo. Abbiamo anche Recine con una misura fasciatura a mano. Guarda, vedi un po', buona. Bravo Andrea. Beh, vedi che era buona. Tu c'hai l'occhio del campione del mondo, ma no, per l'amor di Dio, era qui in fronte alla nostra. Andiamo. E poi abbiamo cercato ovviamente di incrociare le dita delle mani, le dita dei piedi, facendo allenamento per arrivare anche al mondiale con i modi per spingere allo stesso modo gli azzurri. Che correcine per voi? 20-18, Francesco Redicine, figlio d'arte, come d'altronde tanti altri giocatori. Ma Henderson, insomma, ormai Cisco è in nazionale, ma quella femminile, l'attacco da parte, guarda che palla che giocatore De Falco, ragazzi, questo è spettacolo, Sì, non è prettamente un'azione, per utilizzare un francesismo, alla Capette, però ha giocato proprio si mette in un altro del modo, suo, guarda. Un gancio cielo, ottimo pallone, lo fa passare dietro la schiena e poi abilità, tocco per eludere Simone Giannelli su questo buon panetto spinto sulla parallela imprendibile. Guarda chi c'è, il fisico della Russell, il Russell l'opposto, che il Russell non ha un Russell, il punto per la nostra nazionale, il 21-19, rimaniamo sotto di due punti, abbiamo perso il primo set, ci serve insomma per, lo ricordiamo, per trovare i ritmi, insomma gli Stati Uniti sono una squadra molto solida. E poi soprattutto sai qual è, che tutti giocano, non fanno polemiche.
viene Sparrow, viene ad essere chiamato Sensing, che ha giocato come opposto nel VNL, non è un problema, qui ora è in riserva, entra Mogodutia, rimangono tutti a disposizione e sono tutti che giocano. Tutti hanno un po' detto alla fine di questo third match, anche per capire a che punto è la nostra nazionale nel percorso. Attenzione, Matt Anderson la palla, però se ne va fuori, il punto numero 20. A che punto è la nostra nazionale rispetto alla VNL a oggi, anche perché abbiamo ricordato il 26 inizierà il mondiale, ma il 27 ci sarà l'esordio della nostra nazionale. Allora, da una parte c'è la fortuna di avere un girone in crescendo, dall'altra parte ovviamente dobbiamo essere bravi a mettere mattoncini velocemente, perché poi quando ci sarà il passaggio del girone e incrociamo le dita dei piedi e delle mani dovremo passare come primi, ok? Da lì poi inizieranno gli scontri decisivi. Bene per Matt Anderson, che ci regala. Ci ha fatto un bel regalo, 21-22, abbiamo ripreso il set, insomma. Bravi. Non era facile, ha stretto tantissimo Matt Anderson. E la palla è finita in rete, panchina degli Stati Uniti, ma insomma Stati Uniti che chiaramente vedremo poi, insomma, chi porteranno, perché sono 16 giocatori che ha portato Sparrow in questo test match di Cuneo. Bene o male la squadra è fatta, dovrà decidere su un paio di situazioni. Stesso discorso al momento, il discorso legato a Fede Giorgi su chi tornerà a casa è legato ai tre liberi, però aspettiamo, vediamo, perché ad esempio, intanto facciamo in bocca al lupo a Lucas, il centrale brasiliano si è fatto male, quindi salterà il mondiale, è dovuto Lazzotto trovare un giocatore giovane e portarlo immediatamente. Già erano partiti con tre centrali solamente, ha portato tre opposti, però insomma bisognerà capire Ferdinando Di Giorgio che ragionamento farà da qui alla scelta che probabilmente il 21 avremo dei 14 giocatori che andranno al mondiale, perché ormai siamo arrivati in grande attacco. Vittorio Di Falco, se Vittorio Di Falco sarà presente al mondiale, non c'è dubbio. 23-21, una buona palla con ottima finta da parte di Smith, in anticipo a scegliere l'uno contro uno con i piedi a terra, poteva rimanere una vettura anche perché ha delle lunghe leve, per cui Russo può essere inclemente nel posizionamento delle mani, in mani che ora sono sui attori del Falco. 23-21, la palla troppo spostata esterna, Daniele Lavia che l'ha dovuta mettere di là, intanto arriva questa grande giocata ancora degli Stati Uniti. 24-21, 3 set point per andare su 2-0, caro Andrea. Difficile, problemi proprio di sincronizzazione tra Simone Giannelli, questo pallone di Daniele Lavia, free ball che viene giocato al centro e in mezzo alle mani di Russo passa il pallone di Smith, buon per noi. Finisce sulla rete il 22esimo punto, ce lo consegnano gli Stati Uniti, il doppio set point però ancora per la formazione di Sparrow, il 24-22. Eccolo Daniele Lavia, buona, molto forte su Shoji, però ricevono bene. Bella palla, guarda che cosa ha preso Dani, peccato perché era stata ripresa dall'Italia. 25-22, finisce anche il secondo set, 2-0 per gli Stati Uniti, in questo momento meglio di noi. Noi ancora qualche cosa da rivedere, un flash da Andrea Lucchetta per andare in pubblicità. Sì, non riusciamo a crescere soprattutto nella parte di difesa e contrattacco, al di là di questa grande intuizione da parte di Daniele, con Checco Recine che cerca ovviamente di trasformarsi in uomo ragno per arrampicarsi addirittura sui vetri del palazzetto di Cuneo, che sembra l'astronave di incontri ravvicinati del terzo dito. Pubblicità.